Siamo qui al Villaggio per la Terra con un capo di Stato, il presidente Finucci, presidente del Garbage Patch State. Dov'è questo Stato? È uno Stato federale, sono 5 isole, 2 si trovano nel Pacifico, 2 nell'Atlantico e 1 nell'Indiano. Atlantide, sono emerse dalle acque, come si sono formate queste isole? Purtroppo no, non sono emerse dalle acque, sono formate dai detriti di plastica che noi lasciamo nell'ambiente e che poi delle grandi correnti che toccano tutte le coste raccolgono e portano al centro degli oceani e lì si fermano perché non possono andare oltre, quindi si compattano. Però c'è una particolarità, la plastica che dopo questo tragitto che compie dalle spiagge fino al centro degli oceani si spezzetta, diventa microplastica e quindi è invisibile. Ed è per questo che ho cercato di dare un'immagine a qualche cosa che non l'aveva e quindi come artista ho fondato uno Stato, è lo Stato che comprende queste isole. Ecco, svegliamo l'arcano, lei è un artista e ha avuto quest'idea che a me ha fatto venire in mente tutti quei dibattiti su a chi appartengano i poli, chi mette le bandiere sulla Luna, su Marte, su pianeti. In realtà abbiamo un vasto territorio. Quanto è vasto questo Stato? Si stima che sia vasto 16 milioni di chilometri quadrati. Quindi lo Stato del Garbage Patch State è il secondo Stato al mondo per estensione, dopo la Russia. Non è una buona notizia. Come le è venuta questa idea di dargli una bandiera? Appunto dal constatare che queste isole erano invisibili e quindi era difficile poter comunicare qualche cosa che non si vede. E allora ho pensato di dargli un'immagine, ma un'immagine dinamica. E quindi ho pensato di farlo diventare uno Stato. Sono stata all'UNESCO con una grande installazione, ho piantato la bandiera su questa installazione. Davanti alla direttrice generale dell'UNESCO ho proclamato la nascita di questo Stato e poi continuo tuttora a fare delle installazioni pubbliche gigantesche. La prossima sarà sul Foro Romano, sulla Basilica Giulia, e starà tutta l'estate dall'8 giugno al 9 settembre. Oggi c'è stato anche un momento formale di questo Stato, una data epocale. Proprio qui al Villaggio per la Terra, nel forum che abbiamo dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030, lei ha firmato con il ministro Galletti un documento. Che cos'era? Ho firmato l'adesione del Garbage Patch State all'Agenda 2030, la piena adesione, e ci impegniamo a osservare tutti i punti. Ovviamente l'Agenda 2030 è contro la costituzione di questo Stato perché ci sono vari punti contro l'inquinamento, però essenzialmente dovrebbe sparire. Tra l'altro ricordo che l'Earth Day di questo internazionale di quest'anno è dedicato proprio alla plastica, vista ovviamente come un problema. Quindi il fine ultimo della costituzione del suo Stato è di sparire? Assolutamente, il nostro fine è quello di sparire. E di far sì che quegli oggetti che sono adesso ancora sulla Terra non raggiungano il nostro Stato. Vogliamo dire basta, fermatevi, non ne vogliamo più. Benissimo, allora io la ringrazio per questo passaggio al Villaggio per